Grazie Vincenzo. Buongiorno a tutti, io molto rapidamente vorrei soltanto diciamo, richiamare l'importanza che il tema della certificazione ambientale, in particolare quella relativa al possesso di un sistema di gestione ambientale come EMAS, ha innanzitutto per i problemi che devono affrontare gli enti locali, ma in particolare per diciamo, l'importanza strategica che proprio gli enti locali, in particolare i comuni, possono e devono avere nell'ambito che appunto, gli enti locali possono avere nell'ambito delle strategie complessive come paese ci troviamo ad affrontare. Ricordo soltanto schematicamente alcune di queste. Noi come paese abbiamo firmato l'accordo a Parigi che prevede un impegno rilevantissimo della riduzione delle emissioni di gas serra. C'è in questa fase l'applicazione della strategia sull'economia circolare, dove anche qui sono previsti impegni rilevanti. Ci sono azioni in ballo, che altre forse sono importanti, ma anche qui rilevanti. In particolare ricordo i contenuti della legge 221/2015, il cosiddetto collegato ambientale, dove si prevedono degli impegni rilevanti, tra cui per esempio si prevede l'adozione di un piano nazionale d'azione sul consumo e produzione sostenibili. Ebbene, in questo quadro gli enti locali, soprattutto i comuni, possono avere diciamo, e devono avere un ruolo rilevantissimo insomma, nell'ambito proprio delle cose che vanno fatte. Penso ai temi che riguardano la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica degli edifici, la gestione dei rifiuti o, ultima ma non meno importante, il tema dell'implementazione degli acquisti verdi nelle pratiche di acquisto della pubblica amministrazione. E quindi è evidente che l'avere un sistema di gestione ambientale certificato come EMAS permette una diciamo, gestione e una programmazione delle azioni e degli interventi organica e diciamo, ben definita e ben organizzata. Ultima cosa, diciamo che le norme cercano anche di diciamo, in qualche modo tener conto di questo nel avvantaggiare coloro che si dotano di questi strumenti. Per esempio la citata legge 225 prevede che il possesso di sistemi di gestione ambientale certificati sia un elemento, come dire, di agevolazione nelle graduatorie per ricevere finanziamenti, sia nazionali che comunitari e così via. Per cui è, ripeto, particolarmente significativo e importante che i comuni e i soggetti che in qualche modo direttamente o indirettamente dipendono da loro abbiano a disposizione uno strumento come EMAS. Io penso di non avere nulla da dire, null'altro da dire per diciamo, dare il via a questa giornata. Naturalmente sono molto diciamo, contento di poter confrontarmi con i rappresentanti dei comuni che sono qui oggi. Grazie Vincenzo.